Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale. Oggi la dedichiamo alla visita della Commissione Servizi Sociali e Sanitari all'Assemblea regionale siciliana all'ospedale Vittorio Emanuele di Gela. Il presidente Pippo Di Giacomo ha annunciato una risoluzione permanente sul presidio sanitario locale. Una risoluzione parlamentare sull'ospedale Vittorio Emanuele di Gela l'ha annunciata il presidente della Commissione Servizi Sociali e Sanitari all'Assemblea regionale siciliana, Pippo Di Giacomo. Il deputato regionale, che ieri si è recato direttamente nel presidio ospedaliero, ha vagliato le problematiche del nosocomio dopo aver sentito la direzione generale dell'ASP di Caltanissetta, la direzione sanitaria della struttura gelese, i deputati regionali Arancio, Federico e Cancelleri, amministratori e consiglieri comunali, quest'ultimi componenti della Commissione consiliare Ambiente e Salute presieduta da Virginia Farrugia. È bene che il Parlamento torni a prendere posizioni schierandosi con questa cittadinanza e con questo ospedale, data la sua centralità, data la sua ubicazione in una zona ad altissimo rischio e stante il fatto che negli anni, dobbiamo riconoscere, questo sistema complessivo ha perso dei punti. E noi siamo qui per rilanciarlo con un pieno coinvolgimento anche della direzione generale dell'azienda. Riteniamo che gli obiettivi di allineamento dell'ospedale di Gela alle sue migliori tradizioni storiche non sia lontano, ma insomma sia soltanto una questione di qualche mese. Ecco, insomma, siamo al lavoro e siamo qui proprio per dare questo segnale rassicurante. L'assessore comunale Francesco Sannitro, per sollecitare la rapida attivazione dell'UTIN, ha offerto all'ASP la collaborazione dell'istituenda centrale unica di committenza. Il progetto dell'unità infatti è fermo all'Urega e una volta concretizzato dovrebbe fronteggiare anche l'assenza di risorse umane. L'atto parlamentare a Sala d'Ercole così dovrebbe premere sui 5 milioni di euro necessari all'azienda sanitaria per potenziare il presidio gelese. Agli atti della riunione di ieri è stato stilato anche un elenco di criticità dell'ospedale sollevate dall'assessore Sannitro. Alla fine dell'incontro, Di Giacomo, assieme agli altri amministratori, ha visitato alcuni reparti del Vittorio Emanuele. È stata una commissione utilissima che ha messo in evidenza e ha fatto percepire al presidente della commissione sanità quali sono i problemi reali di questo ospedale. Pensiamo che ci sia stata la giusta sensibilizzazione e che possa essere un primo passo per arrivare a dotare questo ospedale di quelle, a coprire quelle manchevolezze, quelle mancanze anche in termini di struttura e di attrezzature delle quali ha estremo bisogno. La disponibilità a verificare che ci siano le condizioni per accelerare il processo di emanazione del bando e anche la conclusione del bando stesso. E ieri era presente all'incontro, tra gli altri, anche la Commissione Consiliare Ambiente e Salute, presieduta da Virginia Farrugia. Io penso che l'interesse su Gela sia alto e si stia elevando sempre di più. Sono contenta, lo ribadisco, l'ho già detto, che noi siamo felici di avere finalmente una programmazione, una pianificazione che seguiremo con oculatezza e con impegno. C'è tanto da fare, alcune cose sono già state fatte, però finalmente ritengo che ci sia un cambio di rotta perché non si parla più di interventi a spot o soprattutto di interventi che siano tesi semplicemente ad alzare la percezione che si faccia un qualcosa. Penso che questi tempi siano già finiti e la politica debba cominciare ad occuparsi di interventi strutturali. Purtroppo gli interventi strutturali hanno bisogno del tempo, ma sicuramente gli obiettivi che si possono raggiungere sono ben altri. Un ospedale che potrebbe vantare delle eccellenze, non dobbiamo dimenticare l'urologia e quello che sta realizzando, ma è anche una struttura che ha una stenderia che non è all'altezza della situazione, così come un pronto soccorso con un numero di personale che non è adeguato per rispondere alle esigenze della gente. Io mi auguro che finalmente si possa fare squadra per cercare di dare a questo paese quello che va alla ricerca da tanto tempo. È inespiegabile che un paese come Gela, con un numero di
casi di tumore così alto, poi alla fine ci ritroviamo con una TAC che non è funzionante e che magari la PET TAC viene fatta a carta anisetta. Noi questo non pretendiamo che la TAC venga tolta da carta anisetta per essere portata a Gela, ma che in una distribuzione delle risorse Gela venga più attenzionata rispetto agli altri paesi della provincia. Non ce l'ha fatta Gaetano Accardi, l'operaio di 58 anni di Riesi, rimasto vittima nelle scorse ore di un incidente sul lavoro avvenuto nella zona balneare di Contrada Manfri all'interno di un cantiere per il rifacimento della rete idrica. L'uomo è stato travolto dalla ruspa manovrata da un suo collega che non si era accorto della sua presenza. Soccorso e trasportato nell'ospedale Vittorio Emanuele, è stato sottoposto ad intervento chirurgico per le fratture riportate alla gamba destra, ma in serata le sue condizioni si sono aggravate perché i sanitari hanno riscontrato anche delle lesioni addominali con emorragia interna. E il segretario generale della filiera CGIL di Caltanissetta, Franco Cosca, in una nota sottolinea che lavorare in sicurezza è per noi importante. Solo attraverso una sana e tranquilla programmazione del lavoro si possono evitare infortuni mortali. Non basta scrivere nel testo unico sulla sicurezza che l'impresa debba adottare tutti i dispositivi di sicurezza se poi si lavora senza regole, senza alcuna rigorosa vigilanza. La filiera CGIL è vicina ai familiari del lavoratore di Riesi e a gran voce farà sentire il dolore che una famiglia non può e non deve provare. La sigla sindacale in più occasioni ha chiesto ai sindaci e ai committenti privati e pubblici più vigilanza nelle fasi di lavorazione. Un'altra vita spezzata, un'altra famiglia piange per un incidente mortale sul lavoro. Cordoglio è stato manifestato da Franco Iudici, segretario generale della Firca CISL di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, nel riporre la massima stima al lavoro delle forze dell'ordine che chiariranno la dinamica dell'accaduto. Il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro resta uno dei temi nevralgici del settore edile. Deve diventare parte integrante del lavoro per tutelare la vita e la dignità delle persone che lavorano in cantiere. Il settore delle costruzioni vive una fase difficilissima, il comparto è oramai ridotto alla cenere e la sua già fragile capacità è minacciata anche dall'utilizzo indiscriminato e abnorme dei buoni voucher, strumento che penalizza il lavoratore riducendo qualsiasi forma di tutela. Bisogna accompagnare il lavoro e la produzione, chiude Iudici, con un costante impegno sul fronte della prevenzione e bisogna aumentare anche il numero degli ispettori del lavoro. E adesso apriamo la pagina della cronaca giudiziaria. Lo scorso febbraio avevo rubato un furgone e costose macchine operatrici per un valore di quasi 15.000 euro da un capannone di un imprenditore giolese. A distanza di giorni si è fatto promotore presso lo stesso imprenditore di una sorta di attività di intermediazione, chiedendogli 2.000 euro per riottenere la merce rubata, il classico cavallo di ritorno. È stato incastrato ed arrestato dai carabinieri del reparto territoriale di Gela. Si tratta di Nunzio Parisi, 35 anni, pregiudicato per estorsione e furto pluriaggravato. Su disposizione del GIP del Tribunale, adesso è ai domiciliari. L'attività investigativa volta all'individuazione del soggetto è iniziata con l'acquisizione di un'enorme mole di immagini di sistemi di videosorveglianza, sia pubblici che privati, che ci hanno permesso di ricostruire tutto il percorso fatto dal soggetto a bordo del furgone trafugato all'interno dell'area industriale dell'imprenditore. E successivamente siamo giunti fino all'individuazione del covo ove erano conservate tutti i proventi del furto. È stato lo stesso imprenditore, dopo le prime titubanze, a collaborare con i carabinieri raccontando quanto gli era accaduto. L'attività di convincimento è stata molto impegnativa perché la paura era forte, perché già c'erano state diverse minacce, anche gravi, anche che avrebbero potuto colpire l'incolumità sia dell'imprenditore che della sua famiglia, ma successivamente con un importante impegno dei carabinieri siamo riusciti a convincerlo a collaborare con noi. Questa è dimostrazione del fatto che l'arma dei carabinieri è molto presente in città, soprattutto nelle zone periferiche. Sia in centro storico, sia nella periferia, sia anche nei comuni che dipendono dal reparto territoriale di Gela, l'arma è sempre presente, è sempre vicina al cittadino e quello è l'appello che posso rivolgere ai cittadini, è sempre di denunciare, è sempre comunque di avvisare anche in forma anonima di situazioni sulle quali
è necessario l'aiuto dell'arma dei carabinieri. Secondo voi Parisi ha agito da solo o fa parte di un'intera organizzazione dedita proprio al classico cavallo di ritorno? Non siamo riusciti al momento a dimostrare la concreta formazione di una organizzazione, ma riteniamo che Parisi abbia dei sodali al momento in corso ancora di identificazione. E la polizia di Gela ha arrestato un 38enne sorpreso all'interno di un noto locale del centro storico con addosso diverse dosi di cocaina pronte allo spaccio. Si tratta, lo vediamo nella foto, di Ciro Schiattarella con numerosi precedenti in materia di stupefacenti. L'uomo stava trascorrendo con disinvoltura la serata all'interno del locale quando, alla vista degli agenti di polizia, attraverso un gesto repentino ha tentato di disfarsi dell'involucro contenente la droga, quasi 10 grammi di cocaina. Schiattarella ora è ai domiciliari. Cambiamo argomento. Per evadere le richieste di fornitura idrica pervenute dagli abitanti di Manfria prima dell'ordinanza del sindaco di Gela che ha sospeso il servizio delle autobotti al comune gelese, è stato ripristinato l'ufficio idrico. Lo sportello opererà in maniera transitoria esitando le istanze arrivate al comune prima dell'ordinanza sindacale dello scorso 15 aprile, ma al contempo provvederà a rivalersi su Caltacqua qualora si rendesse inottemperante. In quest'ultimo caso partirà anche la segnalazione all'autorità giudiziaria e ad ogni altra autorità competente. Le disposizioni sono state adottate dal dirigente del settore comunale ambiente Salvatore Lombardo, che ha dotato il nuovo ufficio idrico di 5 unità, un funzionario, un responsabile, un operaio e 2 autisti. Conferenza sulle riflessioni sull'enciclica Laudato Si di Papa Francesco promossa dal convegno Maria Cristina di Savoia. Sentiamo. L'enciclica Laudato Si è il messaggio di oggi. Qual è il contenuto più importante, principale di questo messaggio di Papa Francesco? Papa Francesco vuole lanciare una sfida, perché è vero che da un punto di vista ecologico noi ci troviamo in una situazione drammatica. In effetti noi vediamo che il nostro pianeta Terra, questa casa che dovrebbe essere abitabile, in verità sta andando sempre più a depauperarsi, a impoverirsi. Allora credo che la chiave di lettura di questa enciclica stupenda sia quella che ruota attorno ad un termine, ecologia integrale, dove però chiaramente c'è un rapporto tra uomo e natura, alla luce però del fatto che nella misura in cui noi recuperiamo l'uomo nella sua dimensione soprattutto di impoverimento sempre più drammatico, che questo aspetto positivo avrebbe ricadute splendide sul recupero della natura e quindi il recupero della terra. Noi abbiamo un tema stabilito dalla sede nazionale. Quest'anno il tema era il sinodo della famiglia, la donna nella Chiesa e nella società. La famiglia chiaramente è un tema molto ampio e nell'enciclica il Papa lancia messaggi forti per l'unione familiare, messaggi forti non soltanto di salvaguardia dell'ambiente, ma anche sul lavoro, sull'economia, sull'immigrazione, e quindi noi programmiamo degli incontri sull'invito del tema centrale che il nostro convegno nazionale ci propone. Il Laudato Si è importante per noi perché ci offre la possibilità di comprendere meglio la visione della Chiesa e la visione dei credenti nel rapporto con la casa comune che è il creato. I convegni si ispirano alla figura della Beata Maria Cristina di Savoia e sono sorti in Italia nel 1937. Difatti, come faceva Maria Cristina, faceva tanta beneficenza, anche in convegni fanno pure beneficenza, si organizzano delle tombole, si organizzano dei burrachi di beneficenza, a volte si danno in beneficenza al seminario, oppure si fanno queste adozioni alle parrocchie, si fanno anche queste adozioni a distanza, si dà qualcosa durante il periodo delle feste natalizie a famiglie bisognose. Insomma, ognuno secondo la propria realtà cerca di destinare qualcosa, di fare qualche opera di bene.
Sarà celebrata domani alle 10 presso la sala convegni di Villa Peretti a Gela la 54esima charter del Lions Club, presieduto dall'avvocato Antonio Gagliano. Nel corso del prestigioso evento è prevista la cerimonia del gemellaggio dei club di Gela a Termini Imerese Ost e Termini Imerese Cerere. Nel pomeriggio gli ospiti saranno accompagnati per un tour nelle aree archeologiche più significative di Gela. E stasera torna, come ogni venerdì, Agora, il rotocalco settimanale di Canale 10, ideato e condotto da Franco Gallo, punterà i suoi riflettori sulla mai sopita polemica sul sistema di raccolta dei rifiuti a Gela, che nell'ultima settimana è nuovamente esplosa, portando i connotati della vicenda sulla sponda politica, un servizio tormentato sin dal suo avvio nel giugno del 2014 e che finora ha solo portato e prodotto debiti milionari fuori bilancio, lamentele a non finire da parte dei cittadini per le condizioni di pulizia assai precaria in cui versano le strade gelesi e in ultimo le polemiche politiche a mai finire. Se ne parlerà, come dicevamo, questa sera ad Agora, appuntamento dunque alle 21 sulla nostra emittente con una nuova interessante puntata di Agora. Ci fermiamo, linea alla regia per alcuni messaggi commerciali. Rieccoci, seconda parte del telegiornale che apriamo parlandovi dell'incontro su resistenza e liberazione visto dai ragazzi. Appuntamento oggi nell'aula magna della scuola Ettore Romagnoli di Gela. L'estate di Giacomo, un evento bellico visto con gli occhi di bambino. Che storia è questa? È la storia di un ragazzino che va a lavorare d'estate in una malga. La malga sarebbe l'alpeggio, il luogo in cui si portano gli animali d'estate sulle Alpi. Pratica che avviene tuttora. E il ragazzino va a aiutare come aiutano i ragazzi, lo chiamano lo scoton perché si brucia quando deve spostare il calderone della caliera dove si fa il formaggio. E, però è l'estate del 44 e quindi sulle vette feltrine, oltre ad esserci la maga e insomma, la natura e l'alpeggio, c'è anche la brigata Gramsci, una brigata partigiana. E con tutto quello che questo consegue, quindi il bambino cresce durante quell'estate ben più di quanto non si aspettasse, entra in contatto col mondo degli adulti, col mondo della guerra, col mondo della resistenza, con ciò che può essere giusto e ciò che può essere sbagliato, e eccetera, eccetera. Parlare ancora oggi di resistenza nell'ambito dell'editoria per ragazzi è importante. La resistenza e quindi la conseguente liberazione sono stati dei momenti decisivi della costruzione di questa Repubblica così in questo momento malandata. E siccome i ragazzi della scuola secondaria di primo grado conoscono attraverso i programmi di storia per la prima volta in questa fase della loro vita i fatti che riguardano la prima e poi la seconda guerra mondiale, ci è sembrato opportuno, ovviamente in concomitanza con il 25 aprile, rinforzare questo tipo di conoscenza. Qual è il contributo che questo libro, la lettura di questo libro, ha dato alla vostra conoscenza di un conflitto bellico? Beh, il contributo che ha dato è stato incredibile, perché ci fa vedere la guerra con gli occhi di un bambino che ha vissuto quel periodo. Nonostante non sia un bambino veramente esistito, ma questo ci fa medesimare di più nella figura che è Giacomo. Quindi noi adolescenti finalmente possiamo anche immedesimarci in una guerra che è stato un incredibile martirio dei ragazzi e delle persone del nord che hanno combattuto fino all'ultimo per la nostra libertà e che hanno liberato finalmente la nazione dai tiranni che sono stati Benito Mussolini e Hitler. Un autore che ha scritto un libro proprio commovente e che ci ha dato l'opportunità di leggere il suo libro e di capire il periodo della resistenza attraverso gli occhi di un bambino, appunto, che ha quasi la nostra età. In occasione dell'adesione alla manifestazione nazionale Invasioni Digitali, l'Archeoclub di Gela organizza per domenica 8 maggio dalle 16 alle 20 un'iniziativa volta a scoprire uno dei luoghi più amati di Gela, cioè dire la Torre di Manfria. Guidati dai soci dell'Archeoclub, i partecipanti potranno gustare la storia e le leggende che riguardano la spettacolare torre di avvistamento e segnalazione, i cui lavori iniziarono nel 1549 e furono completati
nati nel 1615. Si tratta di una delle torri costiere più importanti della Sicilia. Per informazioni ci sono due numeri telefonici, 349-2698-140, lo ripetiamo, 349-2698-140 o 349-29-14597, ripetiamo quest'altro numero, 349-29-14597. Numeri telefonici per promuovere l'iniziativa che si terrà l'8 maggio. Cominciano domenica prossima, per concludersi domenica 8 maggio, i festeggiamenti per San Giuseppe promosso dal Comitato e dai Padri Agostiniani a Gela. Alle 18 è prevista l'apertura della festa con suono festoso di campane e spari di mortai. Alle 18.15 si terrà la recita del Rosario e litanie di San Giuseppe e alle 19 celebrazione eucaristica in suffragio dei benefattori defunti. Programma Non lasciarti programmare, si tratta dell'evento che si è svolto oggi nell'Istituto Salvatore Quasimodo diretto da Maurizio Tedesco. Si celebrano oggi 30 anni dell'esordio di Internet nel mondo. Internet ha cambiato un po' la vita di tutti noi, soprattutto nell'ultimo decennio, e i nativi digitali hanno sempre qualcosa da insegnare un po' a noi adulti. Oggi anche loro sono coinvolti in questa giornata che è diventata una giornata nazionale. Sì, è una giornata nazionale promossa anche dal MIUR, alla quale noi abbiamo aderito come Istituto Comprensivo Quasimodo con un evento dal titolo Programma Non farti programmare, che è un po' il leitmotiv che ci ha condotto nelle attività di coding quest'anno a scuola, perché noi abbiamo proprio insistito sull'utilizzo consapevole delle nuove tecnologie. Non bisogna demonizzarle, però è chiaro che occorre fare una riflessione su un uso adeguato, perché spesso i ragazzi nativi digitali che sono esperti nell'utilizzo di queste tecnologie non ne conoscono bene i limiti, o comunque i limiti che forse si devono dare, e per cui è opportuno fare anche una riflessione di questo tipo. E peraltro oggi abbiamo voluto anche celebrare questo evento e per fare anche un bilancio di tutte le iniziative che la scuola quest'anno ha portato avanti in materia di programmazione, di coding, tant'è che il coding quest'anno è diventato proprio un insegnamento curriculare per ciò che riguarda la scuola secondaria di primo grado, e pensiamo anche l'anno prossimo, speriamo di poterlo fare, di estenderlo alle classi terminali della scuola primaria. Preside, come è cambiata la scuola negli ultimi anni con l'avvento di Internet? Un primo strumento che ha un po' rivoluzionato il lavoro didattico in classe è rappresentato dalla LIM, ad esempio. La LIM ormai, diciamo, per certi versi è storia nella scuola, è uno strumento potentissimo, però ormai si utilizza da qualche anno. Diciamo che quella che è l'attualità è la cosiddetta didattica capovolta, per esempio la flipped classroom, e quindi molte scuole, noi anche in questo senso ci siamo mossi per poter cercare di portare avanti anche queste nuove metodologie didattiche che le nuove tecnologie consentono di poter attuare. È chiaro che è uno strumento importantissimo, però va anche considerato il fatto che il rapporto fra docente e discente rimane al centro della relazione educativa. Questo non bisogna mai dimenticarlo, cioè sono solo degli strumenti, delle tecnologie, poi è importante poi riflettere bene su come utilizzarle. Domani alle 18.30 nei locali del Movimento Giovanile San Francesco di Gela si terrà il primo incontro di formazione previsto dal progetto educativo Animatore 2016, testimone e modello. Verranno accolti i nuovi ragazzi e presentata la proposta del GREST. Si terrà domenica 1 maggio a Macchitella il 13° Memorial di ciclismo Salvatore Zuppardo. La partenza è prevista per le 9. Saranno presenti numerosi ciclisti provenienti da tutta la Sicilia. La manifestazione è promossa dall'Associazione Zuppardo in collaborazione con il Centro di Cultura e Spiritualità Cristiana e col patrocinio gratuito del Comune di Gela. Le categorie in gara sono debuttanti, veterani 1 e 2, gentleman 1 e 2, super gentleman A, Super Gentleman B, cadetti junior e senior 1 e 2. La pagina dello spettacolo è Il Bimbo di Vetro, il film in programmazione al Cine e Teatro Antidoto di Macchitella a Gela. Sono tre gli orari, 17.30, 19.30 e 21.30. E domani alle 21
21, sempre all'Antidoto, sarà replicato lo spettacolo Attenti a quei due con Guglielmo Greco, Emanuele Giammusso e Lori Ardore. E sabato 7 maggio, sempre al Cineteatro Antidoto, alle 21 sarà portato in scena dalla compagnia Piccolo Teatro Città di Gela lo spettacolo Noi donne ma soprattutto madri. La rappresentazione mette insieme diverse opere celebri del panorama letterario all'interno di una cornice attuale e vicina ai fenomeni e alle dinamiche della società moderna. L'appuntamento di sabato 7 maggio chiude la rassegna Teatro 2015-2016 promossa dal Piccolo Teatro Città di Gela. Abbiamo concluso anche per oggi, grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime edizioni.